Paolo Fratelli, 10 ottobre la stagione nei suoi alberghi estivi, diciamo così, prosegue oppure ha deciso di concluderla? No, prosegue fino alla fine del mese perché abbiamo da concludere alcuni contratti in essere con dei tour operator e poi aspettiamo con ansia la chiusura perché quest'anno è insostenibile stare aperti. Abbiamo i costi dell'elettricità che assorbono tutto e poi non è solo la bolletta della luce, ma la bolletta della luce poi si riflette anche su molti fornitori di servizi, tipo la lavanderia o i trasporti, che di conseguenza sono aumentati anche quelli. Quindi gli aumenti che abbiamo avuto quest'anno sono a tripla cifra. Ha pensato di disdire questi contratti in essere? No, non era corretto e ne andava troppo del nome anche delle strutture. Poi, insomma, avere turisti in questo periodo si parla sempre di destagionalizzare ed è un bene anche per tutta la borgata di Torregrana, insomma. A proposito di Borgata, ci sono delle richieste particolari, insomma, che fa questa nuova amministrazione. Beh, la richiesta sarebbe di avere un po' più di decoro nella borgata, insomma. Qui siamo l'unico albergo di Torregrande e ci troviamo che non abbiamo illuminazione pubblica. L'accesso da dietro è devastato dalle buche, dalla poca manutenzione, quindi chiederemo un pochino più di attenzione e un po' più di collaborazione, insomma. Tornando alla bolletta, che rincaro ha avuto? E sul mese di agosto del 310%, sulla media da gennaio, quindi prima ancora che ci fosse la guerra, l'aumento medio del 220%, quindi parliamo per me all'anno, in un anno più o meno 200.000 euro in più di costi della luce. Questa che vediamo qui è la mensilità Di di prima. agosto, sì, 35.000 euro. Contro i 10.942 dell'anno scorso e quest'anno ho consumato anche 2.000 kW in meno. Insomma, sono 1000 euro di bolletta quotidiana, insomma, il conto Sì, si fa veloce. esattamente. E logicamente poi non tutto questo aumento si può scaricare sul cliente finale perché sarebbe insostenibile per loro, quindi lo dobbiamo assorbire con quello che avremmo investito per ampliare o migliorare le strutture. Se pensa alla prossima stagione, che cosa le viene in mente, insomma, Non lo in termini di... so, ci mancano solo. No, le cavallette ce le abbiamo avute, non so cos'altro può succedere. Abbiamo avuto 2 anni di Covid, quest'anno gli aumenti che già sono iniziati a ottobre dell'anno scorso delle materie prime, però la corrente è stata una mazzata inaspettata in questa misura. Ci si aspettava un incremento dei costi della corrente perché comunque il trend era già da un anno che era in salita, ma non in questa misura.